Non mi curo più tanto quando mi metto in video, però questa cosa non va bene. Nei primi video ero tutta carina, anche più giovane, vabbè. Maddalena con i suoi consigli è tornato anche Tano che si è appisolato. Fai un saluto al web, Tano, non essere sempre così individualista. Eccolo qua, Sofì, lei è aristocratica da un'altra parte. Allora, i consigli di Maddalena alle donne sono tornati. Questa volta il problema è veramente delicato. Cosa fare quando lui, il tuo amato, che hai conosciuto da poco, se hai i primi appuntamenti, forse il primo appuntamento, addirittura non l'hai ancora baciato, e quando finalmente, dopo l'aperitivo, dopo la cena, vi avvicinate in macchina o sul tram, se sei in una grande città, chi lo sa, ormai le macchine si usano sempre meno, ti avvicini, lui fa per avvicinarsi, schiude le sue carnose labbra, e ti stende con una bomba chimica perché il suo alito sa di cane morto. Ebbene sì, care amiche, è capitato una volta almeno a tutte noi. E non c'è censo, cultura, livello sociale, niente. Ricchi, poveri, belli, brutti, capita sempre di trovarsi di fronte l'uomo con la bomba chimica in bocca, pronta a pow, stenderti come il napalm in Vietnam. Allora, che fare? Glielo dici? Non glielo dici? Ma come? Dopo tutti questi anni in cui hai fatto fatica, finalmente hai trovato uno che ti piace, adesso devi rovinare tutto dicendogli caro, puzzi, da fare schifo? Poi quello scappa, chi lo rivede più? Che si fa in quei casi? Ti tappi il naso, vai in apnea e lo baci. Sei presa alla sprovvista. Allora, io direi di fare così. La prima volta vai in apnea. Fregatene, cioè lo so che è terribile, però fai uno sforzo, dagli una chance, no? Quando sei un pochino più intima, prova a dirgli, caro, non è che hai l'alito cattivo, ma sento un po' il respiro. Lui mentirà, dirà che si lava i denti regolarmente, che si passa il filo interdentale. Sono tutte bugie, Tano, non è vero, non è vero niente, sono dei zozzoni, questa è la verità, mangiano. Non si lavano i denti e poi puzzano, oppure hanno un batterio nello stomaco, non lo so, comunque o qua non è che si scappa. Ci sono quelli, per esempio, che per contrastare l'alito cattivo mangiano le caramelline. Non fatelo, non fatelo! Le caramelline producono zuccheri che poi fermentano e producono batteri e quindi è peggio! È un cane che si morde, un cane morto che si morde la coda, morde, vabbè, niente, come non è, è un cane morto che si morde la coda, battutaccia, è peggio. L'unica cosa è lavarsi i denti subito dopo i pasti, sempre, e passare il filo interdentale. Sarà una scocciatura, però è l'unica cosa. Se dopo il secondo tentativo lui fa lo gnorri e continua ad avere l'alito di un cane morto, a quel punto pazienza, o sopportate stoicamente, oppure glielo dite, caro, puzzi, il tuo alito potrebbe stendere una mandria di mucche argentine. Fai qualche cosa, hai una bomba chimica in bocca. Proprio drastiche, drastiche, perderete un fidanzato, ma il karma vi ricompenserà, perché lui in compenso potrà trovare delle nuove fanciulle e prevenire la sua alitosi, mentre voi resterete sole, però il buon Dio vi ricompenserà, prima o poi, più poi che prima, perché non, sono tutti un disastro, diciamoci la verità, sono tutti un disastro. Arrivederci da Maddalena. Però la cura drastica funziona di più di quella soft. Provato. Meglio fare una brutta figura e aiutare un poveretto. Qualcun altro arriverà che mandarlo in giro per le strade del mondo a stendere persone. Poverino, abbiate compassione.